Barzelletta. Allora c'è un ragazzo Willow, buddista, che aveva deciso di andare nel Tempio del Silenzio in Tibet. Arriva in Tibet e lo viene a cogliere un grande maestro. Dice: tu, Willow, sei deciso di stare qui nel Tempio del Silenzio? Sei il benvenuto, ma ricordati, non dovrai mai parlare, soltanto al mio comando. Willow accetta e comincia a stare nel Tempio. L'anno dopo arriva l'anniversario di Willow. Il giorno che era arrivato, dice: tu, Willow, oggi puoi dire soltanto due parole. Willow se lo guarda e fa: cuscino duro. Allora il maestro dice: mi dispiace per questo inconveniente, ma provvederemo a darti un cuscino più comodo. Passa un altro anno senza mai aprire bocca. Arriva il giorno d'anniversario di Willow. Il maestro lo porta in ufficio e gli dice: oggi è il secondo anno che sei qui, devi dirti, puoi dire due parole. Se lo guarda e fa: cibo freddo! E fa, il maestro gli fa: ah, mi dispiace, ma provvederemo a darti un cibo molto più buono e caldo. Se ne va. Terzo anno, ritorna un'altra volta all'anniversario di Willow, va in ufficio del grande maestro. Il maestro gli fa: oggi è il terzo anno che sei qui, Willow, e oggi puoi dire due parole. Quello se lo guarda e fa: vado via! Il maestro gli fa: era ora, e da quando sta qua rompisoli i coglioni!